In un'interrogazione alla Giunta Veneta, il capogruppo della Federazione della Sinistra, Pietrangelo Petenò, denuncia il caso dell'inificio canapificio nazionale di Fossalta di Portogruaro, dove è stata aperta ufficialmente la procedura di licenziamento collettivo che prevede la totale chiusura del sito nella frazione di Villanova, dove lavorano 206 dipendenti, quella quasi totale del sito di Bergamo, dove resteranno 21 impiegati e 14 operai, su un totale complessivo di 98 lavoratori, e lo spostamento della produzione, questo è davvero uno scandalo indecifrabile, in Tunisia e Lituania. Petenò parla di vicenda scandalosa in quanto esempio eclatante di una politica aziendale che ha delocalizzato i propri insediamenti produttivi invece che salvaguardare il sito aziendale locale. L'esponente della sinistra si dice scettico anche sulla controversa apertura della centrale biomasse della Zignago Power voluta da Comune e Regione e dalla ditta Zignago Vetro quale alternativa occupazionale alla chiusura dell'inificio di Villanova. Petenò invita la Giunta a convocare un tavolo permanente con i sindaci e con le parti sociali del Veneto orientale al fine di escogitare politiche occupazionali più adeguate affinché il settore manifatturiero del portogruarese possa uscire dalla pesante situazione di crisi. Ed è tra l'altro incredibile che si metta a parlare un consigliere regionale che con il portogruarese non ha nulla a che fare, ma i consiglieri regionali del portogruarese, ci chiediamo, stanno facendo qualcosa per il linificio? Stanno facendo qualcosa per il territorio? Petenò invita altresì l'esecutivo veneto a sospendere i progetti per le nuove centrali a biomasse nella zona di Portogruaro, dato che la regione Veneto è tuttora sprovvista di un piano regionale dell'energia e non vi è alcuna certezza sulla quantità di posti di lavoro che questi impianti produrranno nel portogruarese. Ci voleva un consigliere regionale non portogruarese per far avere in regione un tavolo e per far evidenziare un problema di questo tenore che riguarda il Veneto orientale, una situazione incredibile, sembra quasi che assieme a milioni di italiani anche i politici della zona siano andati in